Eccoci tornati in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo e dopo la pillola di storia di Maria Pio e Picciafuoco siamo pronti al nostro primo collegamento e ritorniamo a scuola, tra i banchi di scuola con il maestro Rocco Iocolo dall'Istituto Comprensivo Nicola d'Apolito di Cagnano. Maestro Iocolo, buongiorno. Grazie a te per la disponibilità, a questa chiacchierata. Bentrovato, sei qui con noi perché è rimbalzata un po' su tutti i social, sugli organi di comunicazione, la notizia che qualche giorno fa hai coinvolto i tuoi studenti nel cantare un brano musicale, un brano anche moderno, in latino. Raccontaci allora, ecco, per brevi tratti, chi sei intanto e come è nata questa intuizione? Guardate, allora io sono un insegnante di sassofono, in realtà sono sassofonista e compositore. Da anni mi prodigo per l'educazione musicale all'interno dell'Istituto Comprensivo Nicola d'Apolito di Cagnano Varano e che dire, amo alla follia il mio lavoro, ma soprattutto i miei alunni, i miei bambini, con i quali appunto mi ci sono cimentato in questa, in quest'ultima attività, perché in realtà ne ho fatte anche altre, ma questa ha visto veramente una sperimentazione. Come unire, diciamo, un repertorio molto moderno, come può essere la Tech House, con invece un testo in latino, in particolare dello storico Quintiliano. Allora, diciamo che veramente un bel prodotto, ma più che un bel prodotto, una bella sorpresa innanzitutto per me, perché, ripeto, sì, ero convinto delle abilità, insomma, dei miei discenti, però sapete com'è, per un artista un conto è immaginare, un conto è arrivare all'opera conclusa, e devo dire che sta veramente riscuotendo successo questo brano, un po' per il messaggio, perché innanzitutto parla sì di pace, ma parla in maniera universale, non sta a dire chi è il colpevole di che cosa. Più che altro ho voluto fare una sintesi del pensiero di Quintiliano, e cioè, siccome lui era un didatta, appunto come il sottoscritto, diceva semplicemente una cosa: la differenza tra l'essere umano e il regno animale in genere, che cos'è? È il raziocinio. Se noi capissimo questa cosa, sicuramente il male e la guerra non ci sarebbe. Perché voglio dire questo? Mentre nel mondo, nel regno animale, anzi, tra virgolette, la violenza è quasi, come posso dire, naturale. Naturale. È una costrizione, perché è proprio madre natura che in parte scrive le sue regole. L'essere umano ha il raziocinio. Non mi sembra che gli esseri umani lo utilizzino come prima arma, passano sempre prima ad altro e poi forse ci ricordiamo della nostra facoltà di giudizio, che è alla base poi di tutto in realtà. Quindi, essendo appunto insegnante, lavorando con i miei bambini e in figura appunto di educatore, abbiamo pensato di mettere in musica questo messaggio. E niente, spero insomma che vi piaccia innanzitutto, noi ci abbiamo creduto e ci crediamo, tant'è che, ripeto, si sta muovendo tanta, come posso dire, tanto interesse si sta muovendo attorno alla nostra realizzazione, alla nostra opera. La prova è il fatto, sta nel fatto che anche noi siamo rimasti affascinati da questa iniziativa e ti abbiamo contattato. Dove possiamo ascoltare questo brano? E come mai hai deciso? Amazon, Deezer e chi più ne ha più ne metta. Siamo anche su Shazam nel caso. Benissimo, quindi voglio dire, quindi basta mettere sulla barra di un qualsiasi motore di ricerca il titolo del brano, Homo Style. Potreste anche ritrovare la musica o richiamarla nelle storie di Instagram o Facebook. Infatti anche questo sta andando parecchio, soprattutto tra i miei alunni, potete immaginare chi tra TikTok e tutti quanti gli altri social, insomma, sta girando, ecco, il pezzo sta girando. Maestro, noi siamo veramente contenti del successo che sta riscuotendo questa tua iniziativa e ci ripromettiamo di non perdere il collegamento con te, con i tuoi alunni, con i tuoi progetti, magari ecco, nelle prossime settimane. Possiamo anche provare ad organizzarci per venire a conoscere
dal vivo i ragazzi e te sul posto appunto dove questo meraviglioso progetto è nato. Per il momento ti salutiamo e ti facciamo tanti cari auguri a te e a tutti i tuoi ragazzi. Grazie mille e noi vi aspettiamo a braccia aperte.